Adesso parliamo dell'ex ferrovia Fano-Urbino. La settimana scorsa ha fatto visita in città il direttore della fondazione FES, l'ingegner Luigi Cantamessa. Ad accoglierlo c'erano varie associazioni, tra cui naturalmente i rappresentanti della ferrovia del Metauro. Con noi in collegamento nel telegiornale dall'ex casello di Bellocchi di Fano c'è Giovanni Carboni. Buonasera Carboni. Bellocchi di Fano c'è Giovanni Carboni. Buonasera Carboni. Buonasera, buonasera. Allora, domanda secca, quante possibilità ci sono di riaprire Allora, questo tratto dell'ex ferrovia Fano-Urbino, secondo lei? Dopo la giornata di lunedì 10 agosto in cui abbiamo ricevuto la visita dell'ingegner Cantamessa, senz'altro ce ne sono di più, molte di più di prima. Ma di riaprirlo non solo come noi avevamo ipotizzato nei progetti e come diciamo da tanto tempo come trasporto pubblico e trasporto ovviamente di studenti, di turisti, ma anche come step iniziale e come proposta di turistica per il territorio, come linea turistica. La Fondazione Ferrovie dello Stato, di cui l'ingegner Cantamessa è il direttore generale, ha riaperto in Italia ben quattro linee ferroviarie e sono quattro linee ferroviarie che rendono e rendono con il trasporto turistico, cioè sono treni storici, quindi esclusivamente materiale distolto dal servizio ordinario e dedicato a fare dei treni storici che hanno quindi anche un'importanza dal punto di vista culturale, un'importanza dal punto di vista dei flussi turistici che arrivano in un territorio, anche perché sono accompagnati, cioè sono delle cose organizzate e quindi sono accompagnati da un'accoglienza sul territorio, e quindi non è che uno scende e non sa dove deve andare, ma la fondazione si occupa sia del trasporto, ma si occupa anche di organizzare questo genere di attività. Noi siamo stati onorati della visita della fondazione perché evidentemente l'attività svolta finora ha interessato questo ente che è parte del gruppo Ferrovie dello Stato. E poi noi comunque non possiamo riaprirla da soli, né la fondazione può riaprirla da sola, però se diciamo con l'aiuto del territorio, con l'aiuto degli enti locali, magari non sempre i soliti noti, potremmo riuscire a creare qualcosa di bello, potremmo Ecco, riuscire. Quindi le possibilità sono sicuramente di più di prima. Senta Carboni, è importante anche le cifre, mi rendo conto che è impossibile dare cifre esatte in questo momento, non ci sono progetti definitivi, insomma, però ecco, in linea di massima quanto ci potrebbe occorrere a livello economico per riaprire un tratto come questo della Fano Urbino? Allora, questa è una domanda da 1 milione di dollari. Allora, se la linea la vogliamo riaprire come trasporto pubblico, come avevamo ipotizzato al convegno dell'11 aprile, la cifra noi l'avevamo detta, erano 86 milioni di euro. Se la linea la vogliamo riaprire tutta come linea turistica, la cifra è senz'altro più bassa. Si può immaginare, a seconda della velocità che uno vuole fare con questo treno turistico, che come tale non è un treno veloce o un treno di grandi prestazioni, uno può immaginare qualche milione di euro, ma comunque sono cifre sicuramente ad esempio paragonabili a quelle della pista ciclabile per fare un servizio turistico. Se uno invece il servizio turistico lo vuole ad esempio inizialmente limitare ad alcuni tratti della linea, a quel punto le cifre scendono notevolmente. Nella nostra proposta fatta il 10 agosto diciamo, alla Fondazione, noi siamo arrivati con una proposta di provare a mettere un treno turistico sul tratto Fermignano-Urbino, lì le cifre sono veramente di poche centinaia di migliaia di euro in quel caso. Ma stiamo parlando di un treno turistico, non facciamo confusione. Cioè, non che poi magari qualcuno che è contrario al treno domani mi dice Carboni ha detto che si riapre la ferrovia con 100.000 euro. Non è così. Si fa un treno turistico su un tratto con qualche centinaio di migliaia di euro. E l'indotto che questo treno turistico ha con alle spalle un'organizzazione come la Fondazione Ferrovie dello Stato, che ha i suoi canali per portare le persone, senz'altro è molto positivo. E non è che è positivo per me o per l'associazione, è positivo per il territorio. Noi non dimentichiamoci mai che noi non stiamo lottando per noi, stiamo lottando per il territorio. E il territorio può essere valorizzato anche per mezzo di questa linea ferroviaria, se si sa come usarla. Quindi
poi se ne sentono di tutti i colori, si parla delle ciclabili, si parla degli acquedotti, si parla addirittura di farci, ho visto su Facebook, delle corsie per gli autobus, cioè insomma proprio tutto meno che il treno. A me mi sembra che una ferrovia nata per farci passare i treni, se uno ci fa il treno, un errore non lo fa di sicuro. Bene, grazie, è molto chiaro. Anche grazie, grazie a Carboni per questo collegamento. Andiamo avanti con il telegiornale.